saluto a tutti i telespettatori di In Giro per il Web, un ringraziamento particolare va a Daniele Caramagna che ci dà sempre la possibilità di gustare queste bellissime serate insieme ovviamente alla cucina di Tavernetta Marinella, alla collaborazione preziosa del nostro caro sommelier Orlando Stera e ad una presenza particolare stasera, quella del maestro Lello Sete, che ci ha deliziato con le sue musiche. Sono stato a casa mia soprattutto, casa mia è un locale eccezionale, familiare, accoglie gente per bene e gente che sa fare il proprio mestiere soprattutto. E poi alle tue interpretazioni canore, che ci lasciano sempre estasiati, sia per la composizione che per le note. Grazie. Davvero belle cose. Che qui troverete sempre. Sì, noi stiamo cercando appunto con questo appuntamento che ormai è diventato un appuntamento consueto di, se ci riusciamo, di regalare delle emozioni. Partono dalla nostra cucina, dalla cucina del territorio, dalla cucina contadina, quindi legata ai piatti delle massaie, ai piatti delle nostre nonne. Infatti stasera abbiamo dedicato l'intera serata, diciamo, al maiale, alla carne di maiale e ai piatti cucinati a base di maiale. Abbiamo fatto un paccaro di Gragnano con un ragù pippiato di lunga cottura, 6 ore di cottura, all'interno del quale abbiamo messo delle braciole di cotica con delle tarachelle, volgarmente dette tracciolelle, che sarebbero le costole del maiale tagliate, tranciate e appunto soffritte e fatte lungamente cuocere in questo sugo. Quindi mi pare che i clienti, gli ospiti abbiano gradito il tutto, annaffiato, ripeto, dall'ottimo vino. Abbiamo per la seconda serata consecutiva spillato il novello e mi sembra che sia, mi dice Orlando, sia finito, sia l'ultima serata, perché ovviamente il novello è un vino giovane che va consumato nell'arco di breve tempo. E io volevo ribadire la piacevolezza della serata accompagnata dalle note del maestro Sete, mi posso permettere di dire maestro perché ci ha deliziato veramente, e io ho apprezzato, oltre al discorso, diciamo, delle canzoni che ho gradito, anche sì, questo è l'aspetto che mi è piaciuto di più, cioè il fatto di raccontare la provenienza di un testo di una canzone, quindi da dove arriva, il perché si scriveva un certo tipo di canzone, e vedo che anche il pubblico apprezza. E si racconta che la prima canzone che poi ci arriva è del 1200 napoletana e si chiama Yeshi Urn, che sono esattamente 4 versi. Yeshi Urn non mi fa aspettare, le ragazze che ebraiche non iniziano a sapere che è, nel senso che il racconto del porsi Yeshi Sole, perché il sole, se sapete, come sapete tutti, è stato sempre il riferimento cattolico, quindi anche la canzone napoletana raccoglie il vecchio mandato religioso, quindi individua nel sole colui che a questo punto dà anche ragione di amore, quindi la ragazza che si mette a pregare. E questo è il primo frammento. Siamo riusciti a mettere insieme due cose, dunque la musica napoletana è facile da ascoltare, istintiva, conoscere le radici e forma di cultura. Questo ci dà la possibilità, perché la semplicità delle cose, anche i piatti ricercati, riproducono una storia, quindi i valori, le tradizioni contadine, quindi abbiamo mangiato base di tradizione, mangiare del maiale, sentirsi leggeri, cosa rara, come fare dalla musica napoletana, che arriva al cuore e che sia anche un momento di storia, è cosa difficile, non ci si riesce. Io dico sempre che gli artisti si esprimono a seconda dei posti, ci facciamo influenzare, questo è un posto incantevole per me. Esiste la semplicità, ma esiste anche la professionalità, che sono due cose difficili da mettere insieme. E soprattutto, ripeto, la presenza di Giovanni si avverte nella qualità del servizio, nell'attenzione, nella simpatia,
è al momento adatto, cala i suoi assi delle sue canzoni che sono stupende, sono storie e soprattutto sono uno spaccato della nostra società. Sì, raccontano un po' la vita, raccontano la vita. Io penso che una canzone deve essere la cronostoria, cioè di un attimo, di una giornata, di quello che si la più che bella canzone, ci succede. No? La più bella canzone è quella che fa la fotografia al cuore, la fotografia ai sentimenti. Ci riesce raccontando la nostra azione. La processione mi ha colpito per avere un traguardo dall'alto delle movenze di tutto ciò che è un rito pagano che viene riportato in una festa cattolica. In pieno il senso di quella canzone, mi fa piacere, Non si può essere non attenti quando tante cose ti richiamano l'attenzione, soprattutto il cuore. Io leggo con i sentimenti, è vero che in questo momento, davvero senza voler troppo adulare l'amico che è bravissimo, c'è semplicità e professionalità e sono cose davvero rare. Complimenti per questo. Io ti ringrazio, noi ce la mettiamo tutta, ci stiamo sforzando, stiamo mettendo tutte le forze in campo. Io devo ringraziare anche, ribadisco, l'amico Daniele Caramagna che mi sta dando un valido supporto a far sì che, scout incredibile. A far sì che questo, perché in effetti c'è un progetto, noi giustamente nella semplicità cerchiamo di comunicare l'importanza della convivialità, certo. Cioè dell'aggregazione, del riuscire a portare delle persone che hanno gli stessi interessi. Non ci si riduce solamente a gustare un piatto, cioè a mangiare, non è solo quello. Sono tante cose. Noi ce la mettiamo tutta affinché questa cosa continui e diventerà sempre, diciamo, più piacevole. E ringraziando sempre diciamo, tutti gli ospiti che arrivano e che ci danno la possibilità di far diventare una serata che alla fine può essere semplice, ma farla diventare di valore. Chi non ci crede deve venire solo a constatare. Sinceramente, l'invito che facciamo, tanto qui l'accoglienza di quelle proprio belle, affettuose, di calore, di sentimento, cioè sentimenti in ogni cosa che fate. Questo, ripeto, è la forza del vostro messaggio. È facile, parlare al cuore significa capirsi in modo istintivo. D'altronde, sai che tra me e te c'è una cosa che ci unisce, il battito del cuore della musica, e trasportato nelle cose come la cucina si riesce sempre ad arrivare agli altri. C'è gente che viene ma porta via qualcosa, questo è importante, che solo venire è poco. Io dico sempre che noi vinciamo nel momento in cui, anche come oste, io mi sento dire che si vince nel momento in cui l'ospite arriva e noi siamo in grado di regalare un'emozione che loro prendono e portano a casa. Assolutamente sì, vi aspettiamo, alla prossima. Ciao. Mi del mare, mi del mare, mi del mare, mi del mare.